hope you get to hear me now. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Man of the Sport. Scusate per questa assenza, ma siamo tornati. Oggi reaction Italia-Polonia. Abbiamo vinto. Cazzo, abbiamo vinto. Gol di Biraghi al 93esimo e espugniamo la Polonia. E siamo salvi. Rimarremo in Serie A invece la Polonia. Retrocede in Serie B. Adesso possiamo anche puntare al primo posto. Perché con due partite che mancano nel nostro girone, una sarà lo scontro diretto con il Portogallo a novembre qui in Italia, e poi il Portogallo avrà un'altra partita con la Polonia in cui potrebbe comunque vincere il girone. Sarà comunque molto difficile, però almeno questa Lega A l'abbiamo mantenuta con questo grandissimo successo. Oggi partita dominata dagli azzurri, però la palla non voleva entrare, due pali, due traverse, veramente una partita pazzesca. E l'importante era portarla a casa, e Christian Biraghi con un gol clamoroso la porta a casa. Un gol che veramente serviva per alzare il morale degli azzurri, che non vincevano da maggio una partita ufficiale contro l'Arabia Saudita. E allora questo è veramente un successo che comunque alza sicuramente l'appeal della maglia azzurra. Adesso possiamo comunque vedere con più serenità il futuro. E oggi nuovo modulo, questo 4-3-3 con falso 9, tre praticamente ali lì davanti, con Insigne, Bernardeschi, e da sicuramente molto molto positive. Allora, adesso andiamo un attimo a leggere qua la cronaca della partita. Allora, l'Italia non, come con l'amichevole e con l'Ucraina, non giocava con una punta fissa lì davanti. E questo esperimento comunque è andato molto molto bene. Quindi ripetiamo il tridente: Chiesa, Bernardeschi, Insigne, ancora una volta proposto da Mancini. Mancini che a fine gara ha detto: questa partita è veramente dominata da noi, e partita dominata, stiamo crescendo molto. Quindi primi segnali comunque positivi con la partita contro l'Ucraina, anche se quel pareggio veramente non mi è andato giù, come avete visto dalla reaction. Però oggi sono veramente contento di questo successo. È arrivato proprio in extremis, assist di Lasagna che era appena entrato per Bernardeschi, e gol di Biraghi, che comunque anche lui molto molto migliorato questa stagione con la Fiorentina. E adesso sicuramente possiamo, come abbiamo detto, vedere il futuro più roseo, perché almeno abbiamo mantenuto la Lega A e non siamo stati retrocessi in Serie B, che sarebbe stata comunque un'altra umiliazione dopo il mancato mondiale di quest'estate, che veramente ancora non mi va giù di non essere andato al mondiale. Allora, adesso andiamo un attimo a leggere anche altre dichiarazioni, perché comunque è giusto anche il pre-partita. Il dopo gara è sempre molto molto interessante. Allora, siamo nel sito di Eurosport. Per comunque, allora l'Italia incanta e trionfa in Polonia al 92esimo, decide Biraghi, retrocessione evitata. Lo 0-0 sarebbe stato ingiusto, a me serviva soltanto tempo. Queste le parole di Mancini, che quindi elogia sicuramente il suo lavoro alla guida della nazionale. E Biraghi riporta l'Italia alla vittoria e dedica il gol ad Astori, grandissimo. E ricordiamo sicuramente questo l'ex capitano della Viola, Davide Astori. Sogno nazionale grazie a lui, grandissimo Biraghi, grandi applausi, grandi applausi per Biraghi, che questa sera sicuramente ha coronato un sogno, quello di segnare in maglia azzurra ed essere sicuramente decisivo anche in nazionale. Dopo comunque conferma di Barella ha fatto una partita pazzesca anche questa sera, e ancora Bernardeschi, anche Jorginho, comunque una bellissima nazionale oggi, veramente solo parole buone. Poi Polonia invece deludente, e Krzysztof Piątek, che è partito dalla panchina, non è entrato con questa partita, quindi non è riuscito a segnare anche questa partita, per fortuna. E lì davanti c'era la coppia Lewandowski-Milik, e che comunque l'abbiamo veramente tenuto, Chiellini e Bonucci, con partita veramente perfetta dei difensori della Juve. E quindi ragazzi, abbiamo vinto. Finalmente una bella reaction sull'Italia dopo solamente delusione, perché veramente
Non ne potevo più di questa Italia che non vinceva più, invece questa sera finalmente una bellissima partita. Allora veramente sono contento. E adesso rientriamo in questa settimana che ci riporterà al weekend calcistico del 20 ottobre e finalmente ritornerà anche il grande calcio. Quindi ragazzi, io domani vi aspetto comunque con la rubrica Palaspiki, domenica di basket clamoroso. Tutto campo ci sarà lo stesso con uno speciale dedicato alla Serie C. E quindi tutte le rubriche ci saranno lo stesso anche domani. Grazie per l'ascolto, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti!